Benedetto XVI, questa volta vi porto nell'Eros Center di Amburgo, il quartiere Eros di Amburgo. Questo è un quartiere molto grosso che si chiama San Paoli, appena fuori dal centro di Amburgo, e qui puoi trovare qualsiasi situazione. Ci sono dei posti dove fanno cabaret, che fanno degli spogliarelli e scopano anche dal vivo, è pieno di bar dove ci sono dentro tutto. Ci sono un mare di prostitute per strada, anche giovanissime. Molte le ho viste, sono ovviamente delle ragazzine veramente giovani. Lui mi diceva che il prezzo è 60 euro per mezz'ora. Ti fermano per strada, se ti vedono, io mi sono messo un po' di nascosto, se ti vedono che sei vecchio, ti fermano di più. Poi hanno dei posti che ti portano sopra al chiuso. Appena girato qua a sinistra ci sono poi delle specie di hotel dove tu entri, fuori dalla porta ci sono un mare di la via sarà lunga un centinaio di metri. Dalla parte della sinistra ci sono queste ragazze vestite tutte in maniera sexy fuori dalla vetrina, e mi diceva che la prestazione era circa 100-150 euro. Ovviamente tentano mentre passi di tirarti dentro tutti, però è veramente un quartiere enorme. Qua si entra, guardate qua, Paradise Sex, aperto 24 ore su 24 ore. E qui si entra, ci sono camere con fuori tutto, eccetera, eccetera. Qua c'è la vecchia che ti vorrà tirare dentro. Adesso sei nascosta perché sto facendo il video. I was in road, I can do what I want. Questa mi ha rotto i coglioni, io gli ho detto che sono in strada, I can do what I want. Qua entra, c'è praticamente la zona tipo quartiere a luci rosse, e qui sono tutte le donne di vetrina, ma dentro qua non possiamo assolutamente filmare. E quello lì praticamente tutto illuminato, tutte camere, si entra dentro di là, e tutto sto quartiere qua è tutto un puttanificio unico. E c'è anche un reparto fornito gay, e là c'è scritto gay, non so se si vede, quindi c'è di tutto, gay, trans, mentre se si va di lì, che si va alla strada chiusa, dove tipo Amsterdam, là così in fondo non si vedono, però ci sono tutte vestite di rosa, ci sono un mare di ragazzine che avranno 18, 19, 20 anni, 21, di uno squallore lì proprio in mezzo. E niente, vedo che comunque più passano ruderi umani più li fermano. Dalla parte di strada, quelle due sotto Domundo sono due puttane. Ok, hanno appena fermato il vecchio là dove ci sono le cose rosse, praticamente ci sono le camere dove vanno su. Il quartiere lì dove siamo entrati dentro non abbiamo potuto filmare, però c'è in giro tanta polizia, ti romperebbero le balle a firmare, però veramente io non ho mai visto la situazione di queste qua in vetrina. Posso dirvi che hanno uno squallore, uno schifo unico, hanno delle facce veramente, per me sono strapieni di cocaina fino al midollo spinale. Onestamente, venite se volete venire, però ve lo sconsiglio, ma è una merda di posto, e ma si può. Auf Wiedersehen.